Fatto questo viaggio lungo, però sono arrivato a casa e non vedo l'ora di salire sopra. C'è un po' di emozione? Certo, certo, perché ci sono momenti difficili che ho pensato pure che era dura, che da come andava la situazione, come si evolveva, non riusciamo a capire qual era la via di fuga. Quindi ne avevamo preparate più di una e ogni volta c'era un problema, ogni volta c'era bloccate questa, fate un'altra, e quindi gli ultimi giorni la vedevamo come veramente l'ultima spiaggia. Questa volta avete provato veramente paura, cioè la prima volta che hai provato una paura così? Sì, perché per fortuna non l'avevo mai vissuta e spero di non viverla più una situazione del genere, perché veramente è difficile. Quelli che stanno lì allo Shakhtar purtroppo è la seconda volta che la vivono, e quindi sono dispiaciuto perché loro la stanno vivendo per la seconda volta ed è una cosa incredibile. Com'è la guerra? La guerra penso che è una cosa che nel 2022 non deve accadere, è una cosa che non è ingiustificabile. Tutte quelle cose che stanno accadendo lì sono veramente da farti rimanere senza parole, ma non tanto per quello che tu vedi, ma per lo sguardo di quelle persone che vagano nel vuoto, girano e non sanno dove andare. Se sei a casa, a chi devi dire grazie? Ma devo dire, ti dico, grazie a tante persone, perché lì c'è stata una cooperazione di tante persone. L'ambasciata ha provato a fare, ma non riusciva, perché comunque hanno tante persone da portare via da Kiev ed è giusto non pensare solo a noi. Stanno cercando anche loro ancora una via di fuga, ma sono quasi 2000, se non sbaglio, le persone italiane che stanno lì. L'aiuto grande ce l'ha dato Čeferin, che negli ultimi 2-3 giorni ha chiamato continuamente Roberto De Zerbi e ci ha aiutato nella logistica, negli spostamenti, insieme anche un po' alla Federazione Ucraina e anche all'esercito, che comunque ci ha dato la scorta iniziale per uscire dall'hotel, perché era impossibile, che c'era il coprifuoco fino a lunedì, e noi invece ieri siamo riusciti a uscire e arrivare in stazione senza che nessuno ci sparasse addosso, perché comunque sul coprifuoco quello è il rischio. Hai pensato di quando dovrai tornare lì, di quando ricomincerai a lavorare? Perché poi la vita vera è questa, no? Quella è la nostra vita, il mio lavoro, il nostro lavoro, perché comunque siamo uno staff, noi siamo dei professionisti, ho 20 anni che faccio questo lavoro e non mi era mai successo un'interruzione così, ti interrompi il lavoro per un esonero, ma non per una cosa del genere. E quindi essere andato via oggi nel viaggio, sono stato male perché alla fine ero felice e sono felice di salire sopra a casa a salutare la mia famiglia, ma sono rammaricato di aver lasciato tutta quella gente lì, gente che comunque ci abbiamo lavorato per 7 mesi a contatto, e che oggi un magazziniere ci ha mandato la foto che si è arruolato, stava con il fucile e sta lì a fare resistenza. E non lo so io se si rinizia, se non si rinizia, adesso non ho manco la testa per pensarci, non so come andrà a finire questa situazione perché io la vedo drammatica. Non so, oggi non sono riuscito a leggere, perché comunque ero in macchina, se hanno trovato un accordo, se non l'hanno trovato. Io me lo auguro, perché lì sennò la situazione degenera. Bentornata a casa. Grazie a tutti voi.